Salve a tutti ragazzi, bentornati in un nuovo video. Oggi andremo a visitare la pizzeria, a quanto stanno le classifiche, numero uno al mondo, addirittura non in Italia, che si trova a Caserta. Quindi andiamo a ripristinare il viaggio A e andremo a vedere. Allora, la carica 100% sta a 432, si è alzata un pochetto, l'ultima volta stava a 4,20 e qualcosa. Andremo a vedere i consumi sull'autostrada e faremo anche dei confronti sull'altro road trip che avevo fatto sempre a Caserta, in cui le temperature erano molto più basse. Oggi c'è una bellissima giornata di sole e vediamo quanto influisce la temperatura alle medie e comunque al viaggio in generale. Adesso stacco il wall connector e si parte verso Caserta. Volevo sempre ringraziare Tesla perché a me manda gli aggiornamenti più o meno dopo un mese. Già stanno inondando gli aggiornamenti a macchia d'olio e tantissimi utenti ho visto che hanno già il software nuovo e noi invece siamo ancora così. 31 maggio, siamo ancora così. Vabbè, ce ne faremo una ragione. Mi sto dirigendo verso l'autostrada al casello di Frosinone e da lì, con il cruise control impostato a 120, farò subito una piccola sosta, anche se non necessaria, al supercharger di Ceprano per poi non fermarmi più neanche al ritorno. Noto con piacere che dall'ultima volta che sono stato qui hanno ultimato i lavori e ampliato il supercharger con dei nuovi stalli V4. Quindi non perdiamoci in chiacchiere e colleghiamo subito l'auto. Di fronte me lo ricordavo che aveva altri stalli veloci e viva, quindi diciamo che in questo posto si ha un'ampia scelta su come ricaricare l'auto. Ricarica partita, la lascerò caricare giusto una decina di minuti per portarla su di un 10% circa e questo mi basterà anche per il ritorno senza nessun problema. Ora è tempo di ripartire ed impostare la destinazione finale della tratta, ovvero la pizzeria I Masanielli. Questo è il costo della ricarica che ho fatto a Ceprano, se non erro l'ultima volta invece ho pagato 6 euro. La fame si inizia a far sentire dato l'orario e anche la curiosità di assaggiare queste prelibatezze campane. Ormai siamo ad un passo dall'arrivo e attendevo questo momento da una mesata. Fortunatamente ho trovato un ottimo clima, con una media di 23 gradi e praticamente zero traffico, che mi hanno fatto passare il viaggio davvero in un lampo. Eccoci finalmente arrivati. Abbiamo fatto l'accettazione al check-in e in 10 minuti siamo dentro. Sembra di stare nella Hall of Fame della pizza, dove di giri ci sono premi e riconoscimenti ovunque. Uno spettacolo.
È tempo di ordinare e ho scelto questo delizioso croquet con tutto questo ben di Dio dentro. Davvero ragazzi, uno spettacolo. Come pizza ho voluto provare la made in Caserta e sono rimasto davvero a bocca aperta. Questa invece è come si presenta la margherita classica, davvero molto bella. E per finire questo dolce che è una rivisitazione della classica sfogliatella. Insomma, pensavo un po' meglio, sinceramente. Tempo di pagare il conto sotto un'altra cascata di riconoscimento alla cassa ed è tempo di ripartire verso casa. Questa volta ritorno, ho impostato il cruise control al 130 per tornare a casa il prima possibile, dato che a breve mi aspetta una bella giornata di lavoro di sabato. Allora, eccoci tornato a casa, è 00:03, sono tornato con il 6%. Pulsiamo un attimo qui i dati, poi dopo comunque rilascio. Allora, questa è la parte, la guida corrente, sarebbe il viaggio di ritorno che ho fatto. Il viaggio di ritorno è stato fatto tutto a 130, diciamo, il pezzo dell'autostrada, quindi un po' più veloce dell'andata, perché avevo fretta di tornare visto che domani devo andare al lavoro. E vediamo una bella differenza di media watt ora al chilometro, quindi niente, io continuo a non capire alcuni video che vedo in cui viene descritto il consumo a 130 in autostrada come se si vada a 110 o a 120, continuo a non capire, forse questa è venuta fallata quest'auto, non lo so. Comunque vabbè, ho fatto soltanto una sosta di ricarica perché ero partito con il 100% e questa qua al supercharger di Caprano, la modica cifra di 4,08 euro, e sono tornato a casa con il 6%. Allora, da notare è che quando sono partito da Caserta per ritornare qui a casa mettendo il navigatore e mettendo la parte del ritorno a casa, mi indicava che sarei tornato a casa con il 20% di batteria. Questo è il risultato, 6. Non so a quanto viene calcolato, però comunque vedevo che appena poi sono andato sull'autostrada a 130, piano piano è sceso sempre di più. Adesso buonanotte per me, che mi devo svegliare alle 5, devo andare al lavoro. L'auto non la metterò in carica. Voi direte: che stai fuori? Sono le 6, devi andare al lavoro. Sì, sto fuori, devo andare al lavoro, però ho la possibilità di ricaricare al lavoro gratuitamente, quindi questa è una delle tante cose che mi ha fatto scegliere l'auto elettrica. Domani mattina, tra 5 ore in pratica, andrò al lavoro e attaccherò l'auto al lavoro e vedremo quanto ricaricherà. Spoiler, io già lo so. E questa è anche una cosa che, cioè, è sempre il solito discorso, cioè se non avessi avuto il garage avrei dovuto fare un'altra sosta al supercharger, ricaricarla anche parecchio direi, così da potermi far star tranquillo domani. Col fatto del garage comunque sì, avrei ricaricato comunque una volta tornato qui a casa, però diciamo che non lo facciamo e scrocchiamo domani al lavoro 8 ore di carica. Quindi adesso è ora di andare a dormire, ci vediamo domani mattina, ciao. Molto scarica, adesso ci siamo, la metteremo a caricare qui in azienda.
Ecco come si presenta l'auto dopo 8 ore di ricarica qui al lavoro, la sessione di 201 km, 16 ampere. Niente, adesso stacchiamo e ci andiamo a casa. Che dire, i Masanielli hanno davvero conquistato il mio palato. Questa pizza è un vero capolavoro, un'esplosione di sapori che non dimenticherò mai. Se siete amanti della pizza dovete assolutamente provarla. E voi avete mai provato la pizza dei Masanielli? Fatemi sapere nei commenti qual è la vostra pizza preferita. Grazie a tutti per avermi accompagnato in questo viaggio. Spero che vi sia piaciuto quanto me. Non dimenticate di iscrivervi al canale per non perdervi i prossimi video. Ciao!